Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Finalmente mi è arrivata la carta che stavo tanto aspettando. Se segui le mie dirette, se segui i miei video, lo sai che stavo aspettando da molto questa carta. Finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, colpa anche del Covid e della pandemia, mi è arrivata la carta Together. Si pronuncia together. Ah, ok, scusa. Comunque, non ho avuto ancora modo di provarla e di testarla, questa carta e questa app, quindi cercherò di testarla in vacanza, perché a breve parto, o al peggio la settimana successiva alla vacanza, dopodiché creerò un video molto approfondito su Together. Per quanto riguarda il video di oggi, vi voglio solo dare degli aggiornamenti su Together, anche perché, ripeto, ancora non ho avuto modo di provare e testare sia l'app che la carta Together. Nell'ultimo video relativo a Together vi avevo detto che c'erano state effettivamente delle problematiche, anche legate in parte al Covid e alla pandemia, problematiche che poi con il tempo sono state risolte. Oggi vi aggiorno solo quindi su alcune novità. Tra l'altro vi devo aggiornare anche sul listing e sull'emissione del token proprietario, il token 2GT. Quindi andiamo a PC e vediamo queste novità. Come prima buona notizia troviamo per la prima volta un'email proveniente dalla loro newsletter scritta totalmente in italiano. Infatti il CEO ha deciso di puntare anche al mercato italiano, nel senso ha deciso di comunicare anche in italiano, dato che l'Italia è uno stato importantissimo per loro, dato che va forte questa app e questa carta qui da noi in Italia. Quindi hanno deciso di iniziare a scrivere, a comunicare con noi nella nostra lingua nativa. Per cui questa è la prima email che arriva in italiano. Il CEO in questa email, proveniente da questa newsletter, basta essere iscritti e scaricarsi l'app per essere iscritti alla newsletter, il CEO qua praticamente va ad indicare tutte le novità. Quindi noi cosa faremo in questo video? Andremo a leggerci in maniera abbastanza ordinata questa email, perché qua dentro ci sono veramente tutte le novità che interessano a noi. Quindi iniziamo a dare un'occhiata a questa email. Troviamo come prima notizia, a parte che il fatto che la comunicazione principale per la prima volta arriva in italiano, troviamo come prima notizia la lotta contro le frodi. Nello scorso video relativo a Together vi avevo detto che le frodi online, non dentro Together, ma le frodi online, erano decuplicate praticamente, erano raddoppiate e aumentate a livello esponenziale. Hanno dovuto introdurre un nuovo processo di sicurezza. Questo processo di sicurezza permetterà di garantire la legittimità di tutte le carte in Together. Si tratta, come dicono in questa mail, di un processo di verifica molto intuitivo per evitare di dover richiedere informazioni addizionali o di restringere o limitare, come era avvenuto in passato, alcuni tipi di operazione. Ci fanno sapere che fino al giorno d'oggi hanno dovuto agire in un altro modo, più invasivo e più complesso per quanto riguarda il KYC, per pura responsabilità, in un contesto dove le frodi aumentavano. In questo video, su un tweet di Ramon Ferraz, fanno vedere questo nuovo processo di verifica, che è effettivamente molto semplice. Devi praticamente verificare un metodo di pagamento. Funziona all'incirca come PayPal, nel senso basta andare a verificare magari una carta, se vuoi ricaricare con la carta, ti addebitano una cifra in un importo piccolissimo e tu devi andare poi a confermare l'importo di questa somma prelevata. Appena lo confermi, come si può vedere da questo video, vedete che ti vanno a confermare quel metodo di pagamento. Quindi basta confermare, come su PayPal, un importo piccolissimo per avere il conto e il processo di verifica del metodo di pagamento effettivamente confermato. Parlano anche della consegna delle carte. Questa qua era una tematica a me molto importante, anche perché io ho avuto questa problematica, nel senso, chi segue le mie live lo sa, ho dovuto attendere qualche buon mese, ma non a causa di Together, ma a causa del Covid. L'avevo spiegato nel video precedente. A causa del Covid sono stati costretti a chiudere una fabbrica e riaprire una fabbrica in un altro paese. Ci fanno sapere che sono arrivate adesso 6.309 carte nel loro ufficio di Madrid
E chi ha richiesto la carta prima del 18 giugno, ormai probabilmente l'ha già ricevuta perché l'hanno spedita anche a me, l'avevo richiesta prima del 18 giugno e a me effettivamente è arrivata. Quindi la storia della consegna delle carte e dei ritardi sulla consegna delle carte dovrebbe essere in qualche modo risolta. Dovrebbe appartenere, come fanno sapere loro, al passato. Ora, questa qua è un'altra informazione molto interessante, anche perché mi è stato fatto notare nei commenti. Ci fanno sapere che 2 settimane fa hanno ottenuto il sì dalle nostre banche per permetterci di effettuare versamenti in Together, oltre alla possibilità di realizzare ricariche mediante bonifico. Però ci fanno sapere anche che al giorno d'oggi ci sono ancora 4 entità, quindi ancora 4 banche che limitano le nostre ricariche in base all'importo. Quindi fanno storie, alcune banche, sono 4, fanno storie sulla ricarica della carta. Indipendentemente, ci dicono, dai loro motivi, avete tutto il diritto di fare questo tipo di operazione, non è una cosa illegale, per cui se non potete ricaricare e se le banche a cui vi affidate vi fanno storie, ci fanno sapere che dobbiamo chiamare le nostre banche, dobbiamo insistere, perché non possono proibirci di ricaricare questa carta. Finalmente ci aggiornano anche sull'emissione, listing del token proprietario, il token 2GT. Loro praticamente in passato stavano sondando la normativa per l'emissione di token a Malta, che è il primo paese al mondo a regolare l'universo della blockchain, però dopo mesi di lavoro ci dicono che hanno deciso di ritirarci da Malta, dall'incertezza politica dell'isola. E si stanno spostando, in realtà si sono già spostati, per iniziare a sondare il terreno sull'emissione del token in Spagna, proprio lo stato dove vanno ad operare, dove hanno la loro sede. Quindi ci vanno ad indicare anche una roadmap, una tabella di marcia per quanto riguarda l'emissione del token e tutto quello che diranno più avanti, quindi sotto in questa email, verrà probabilmente concluso ad ottobre, anche se non possono indicare una data precisa, però si augurano che tutto venga concluso ad ottobre e una delle loro priorità è effettivamente listare questo token. Ora hanno iniziato a lavorare anche sui nuovi programmi per il Funder Plus. Io tra l'altro sono diventato già Funder Plus con l'app su Together. Ci fanno sapere che il token verrà listato su Uniswap. Uniswap è un exchange decentralizzato che appartiene alla galassia di Ethereum e al mondo DeFi. Ne ho parlato anche nel mio videocorso appunto sulla DeFi. E Uniswap è un protocollo DeFi che permette di dare liquidità a ogni coppia di token ERC20. Loro dicono un grande prodotto del nuovo mondo DeFi che vorremmo offrirvi. Inoltre, provvederemo a collegare l'app di Together al protocollo affinché possiate contribuire a dare liquidità a quest'ultimo, ottenendo così un interesse fissato dallo stesso e un aggiuntivo nei vostri 2GT da definire. Uniswap, per chi non lo conoscesse, è un exchange, ripeto, decentralizzato, non possiede un book order, quindi un libro degli acquisti e delle vendite, ma possiede delle liquidity pool. Ancora non vi è estremamente liquidità per alcune coppie, però la liquidità e i volumi stanno crescendo. Hanno creato 2 versioni, Uniswap, la versione 2 e la versione 1. Nella versione 1 attualmente c'è più liquidità, anche se la versione 2 è più aggiornata, è un layout anche migliore, però probabilmente prima o poi la liquidità si sposterà nella versione 2. Quindi è un exchange diverso dal solito perché non ha un book order ma una liquidity pool. Puoi scambiare molto più facilmente i token ERC20 e è decentralizzato. Il token 2GT è un token ERC20, quindi lavora sulla blockchain di Ethereum. I token ERC20 sono prelevabili e trasferibili su chiavi pubbliche, quindi su indirizzi Ethereum, su wallet Ethereum. Al momento il token 2GT non è prelevabile, è bloccato, però ci fanno sapere che lo sbloccheranno, quindi lo renderanno anche prelevabile e inviabile su tutti appunto gli indirizzi e wallet Ethereum, e per un determinato importo sarà possibile anche pagare il gas per la transazione Ethereum in Together, non quindi solo in Ethereum, per rendere più semplice magari anche l'esperienza nelle transazioni e negli invii.
Poi, per celebrare l'inizio del conto alla rovescia e per fare maggiore chiarezza su cosa sia realmente il loro token proprietario e sul suo significato nel mondo delle criptovalute, gli hanno dedicato anche un video che è questo qua. Magari questo video ve lo lascio sotto in descrizione. Loro parlano di partecipare a una rivoluzione economica. Una rivoluzione non solo monetaria ed economica, ma una rivoluzione anche nel modo di fare business, un business più collaborativo. Grazie a questo token, infatti, puoi riavere indietro parte dei profitti di questa azienda. Non sono proprio dei profitti, però tutte le trading fee, se magari sei Founder Plus, le riha indietro in questo token, e anche se non sei Founder Plus, hai comunque, se inviti gli amici e quindi porti dei referrals, avrai comunque dei benefici grazie a questo token. Quindi sarà un modo diverso di intendere business e probabilmente anche economia monetaria. Come ultima notizia ci fanno sapere che hanno cambiato anche le decorazioni di casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno fatto un rebranding più che altro sul loro website. Quindi hanno avuto modo durante il lockdown di riflettere e pulire e ridecorare la loro casa, come il 99% della popolazione mondiale. E quindi hanno creato o meglio, aggiornato il layout del loro website. Adesso ve lo faccio vedere come è diventato. Il website è questo, un'immagine molto molto più pulita. Probabilmente un'immagine simile anche a website del settore. È molto simile a qualche website del settore. E c'è subito, come vedete, una mission, comunque un titolo molto, molto chiaro, cioè il tuo posto nella rivoluzione economica, che vi dicevo sta per arrivare. Layout molto, molto meglio, secondo me, rispetto al precedente website. È molto più chiaro, è molto più anche probabilmente più moderno. Ultima cosa, prima di chiudere questo video, per chi se lo stesse chiedendo, Together non ha risentito dei problemi di Wirecard. Wirecard è un'azienda che praticamente si è azzerata in borsa, un'azienda tedesca del DAX 30, che ha taroccato i conti, ha taroccato il bilancio, ha truffato, ha nascosto delle somme ingenti di denaro. Il CEO, l'ex CEO oramai, è già stato arrestato, si è consegnato alla polizia e lo hanno arrestato, e Wirecard, questa azienda, è un'azienda che emette anche carte nel mondo cripto. Quindi molte aziende, anche competitor di Together, hanno avuto la problematica di avere Wirecard come emittente. Quindi è anche bene diversificare tra carte, come dico spesso nei miei video, perché a noi criptomaniaci servono comunque le carte, servono un modo per spendere le criptovalute, e non dobbiamo incorrere in questi problemi di blocco delle carte anche a causa folle dell'emittente. Together non rientra, cioè non ha l'issuer Wirecard per la sua carta, quindi non rientra in queste problematiche, e non rientra nelle società che hanno avuto problemi proprio a causa dello scandalo Wirecard. Con questo, ragazzi, è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!